Riparte anche quest'anno Estate Liberi, i campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie, che quest'anno arrivano alla 15ª edizione. In tutto questo tempo sono state esperienze estive che hanno permesso a migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il paese di scoprire la bellezza dei territori e delle tantissime realtà che riutilizzano socialmente i beni confiscati alle mafie. E sono state esperienze di relazione, di incontro, di conoscenza attraverso le tantissime voci degli attori positivi dei territori e della rete libera, giornalisti, magistrati, familiari delle vittime innocenti delle mafie e le tantissime realtà associative della rete. Sono state esperienze che sono state proposte di un modello alternativo dal punto di vista economico, sociale e culturale a quello della violenza e della sopraffazione mafiosa. E l'hanno fatto attraverso gesti concreti, essendoci attraverso un impegno che lasciasse un segno, un solco sui territori di svolgimento, ma anche dentro i partecipanti che tornavano a casa con degli occhi nuovi. Vorremmo quest'anno che le nostre esperienze estive continuassero a essere tutto questo, nonostante la responsabilità in più che ci consegna la fase per realizzare delle proposte attente dal punto di vista della sicurezza in ambito sanitario. Abbiamo voluto raccogliere quest'anno la sfida di provare a colmare anche in parte un grandissimo vuoto che c'è e ci sarà sull'estate dei ragazzi e delle ragazze in questo paese. E ad oggi quindi i minorenni, i gruppi organizzati, i maggiorenni che vorranno partecipare alle nostre esperienze estive potranno farlo in ben 1.200 posti a disposizione in circa 50 località in 16 regioni di tutto il paese da nord a sud. E potranno farlo nella forma classica che abbiamo conosciuto in questi anni, quindi quella residenziale, in full immersion anche di 7 giorni, ma anche in tante esperienze diversificate, molto più simili al modello dei centri estivi, quindi con un'attività al mattino, al pomeriggio, in prima serata, molto più orientata al territorio, molto più orientata ai bisogni anche di azioni di prossimità, di vicinanza a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Quindi anche di sostegno a tutte quelle associazioni che fanno parte o sono compagne di viaggio della rete di Libera che operano nell'ambito della povertà educativa, della povertà materiale e i ragazzi potranno svolgere attività di animazione sociale, di rigenerazione urbana e anche talvolta usufruendo degli strumenti che la tecnologia oggi ci offre. Sarà importantissimo anche quest'anno incrociare il percorso del Festival di Libero Cinema in Libera Terra, che come ogni anno, attraverso le riflessioni dei prodotti audiovisivi, ci aiutano ad entrare in profondità con un linguaggio nuovo sui tanti temi che sono trasversali al nostro agire e ci impegnano ancora una volta, forse ancora di più, a immaginare e costruire insieme un mondo nuovo.